benvenuti ad una nuova puntata di Stress di Notte. Che bello, io parto sempre così, così tutti quanti sbandano quando io comincio la puntata di Stress di Notte. E soprattutto questo è il momento in cui bisogna decidere. Inizierò dalla mia destra o dalla mia sinistra. Assolutamente in questo caso non c'è nulla di politico, è solo semplicemente quello che mi dice la testa in quel momento. E quindi cominciamo dalla sinistra. Buonasera, bienvenido direttamente dall'Argentina, Lucas Fabian. Buonasera, ben ritrovato, anzi no, benvenuto sul divano di Stress di Notte, ben ritrovata tutto al più alla nostra Sarantino. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, io vi presento insieme perché si parla di arte, soprattutto si parla di arte che si combina insieme, una fusione d'arte la vostra. Sì, esatto, una fusione artistica in tutti a 360 gradi, potremmo dire, esatto, giusto un po' per preannunciare quello che si prospetta. L'Uforia, io direi che tu devi parlare del tuo progetto e poi diciamo come si è intersecato con il mio. Anche perché lui arriva dall'Argentina perché architetto è un mago dell'astrattismo, è un mago del disegno, è un mago del... non lo so ragazzi, è follia, è arte e follia insieme. Bene, quello è esagerazione, perché in verità non so se lo devo prendere, se non lo devo prendere, è la prima volta. Tu quando sei al Sud Italia non devi parlare in questo modo perché la gente qui è molto maliziosa. Quindi... Siamo in questo programma, non è... Siamo tra amici, non ti preoccupare, non pensiamo a male. Comunque, l'Uforia è nato come un progetto di arte contemporanea nel 2016 in cui ho chiamato alcune persone che avevano già lavorato con me con l'idea di fare un po' di arte mista con diversi pensieri, diciamo, e diverse forme di guardare l'arte. Infatti Sara è stata una delle persone coinvolte in quel momento, che comunque lei poi si è aperta, diciamo, del progetto, ha sempre partecipato in una o altra forma, e quindi adesso ci troviamo insomma a cercare di consolidare questo progetto. Tu come arrivi in Italia? Arrivi perché fai uno stage, dico bene? Sono arrivato in verità perché c'è un convegno di doppio titolo fra l'Università Nazionale di Cordova, di dove sono venuto, e l'Università di Salerno. Questo convegno, questo accordo di doppio titolo mi ha permesso di venire qua dopo finire i miei studi in Argentina, prendere la laurea nel 2015, e poi sono rimasto lavorando e niente, alla fine mi sono trovato oggigiorno, sto facendo un percorso formativo di dottorando all'Università Luigi Vanvitelli, però quindi un po' caro. Facciamo vedere un po' l'evoluzione dei tuoi disegni, perché tu arrivi per fare questo percorso formativo, per l'appunto dicevamo, partiamo dai taccuini, perché facciamo vedere in ordine proprio qual è stata l'evoluzione del disegno. Ok, allora, questi sono i taccuini che sono iniziati nel 2011, quando sono venuto per prima volta, ci hanno dato questi taccuini un po' così a fisarmonica, dove l'idea era un po' riprendere e studiare l'architettura, ma anche da un punto di vista sensitivo, sensoriale, diciamo, di come noi la vivevamo. E quello che io stavo tentando di fare in quel momento era di trovare uno stile grafico che mi possa permettere di esprimere i miei sentimenti. Quali sono i luoghi che stiamo vedendo? In questo momento Spagna, Madrid, però siamo iniziati dalla vostra Napoli. E anche c'è all'inizio anche a Napoli c'è un po' di Spagna, il sentiero degli dèi, infatti qua dice 1700 scali perché abbiamo fatto il sentiero degli dèi e mi sono ricordato di quanto ho sofferto scendendo, salendo. Anch'io l'ho fatto il sentiero degli dèi, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Ok, scusatemi, che faccio? Posso annunciare un attimo? Perdonami l'interruzione, ma vorrei annunciare il mio nuovo ospite che è arrivato, quindi lo facciamo accomodare, il mio Gianluca Ricci. Benvenuto sul divanone bianco, vieni, ciao, siedi ragazzi, qui vicino a me. Buonasera Gianluca, guarda, allora, siccome io gli voglio bene lo giustifico per il ritardo. Ho fatto tardi, scusatemi. Va bene, tranquillo. Dammi qualche istante e arriviamo subito da te e dagli altri ospiti. Volevo soltanto finire il nostro percorso artistico perché mi ha molto appassionata. Niente, di questi erano stati in primo momento tre taccuini. Quindi partiamo da un'arte, insomma, avete visto che meraviglia, bene, qui è solo l'inizio, come se qui fosse stato un principiante, ecco, questo lì era un principiante. Sì, infatti una delle cose che... Sì, Aveva giusto studiato un po' così all'università, niente di più. Vediamo poi... E questi sono precisamente i disegni che parlano molto dell'architettura, che sono disegni del vero, diciamo, di cose veri e reali, come ad esempio qua, questa è la
Memoria Antonelliana a Torino, e questa è il Duomo di Firenze, dove una delle cose che mi era più difficile, che poi anche viene, diciamo, si rivede nei disegni a 360, è che questo profilo era molto difficile di prendere con un disegno normale di due. Comunque, questa è l'arte, naturalmente, quelle che sono le meraviglie italiane viste con i tuoi occhi. Ma voglio arrivare subito al dunque, perché mi interessa far vedere quella che è stata poi l'evoluzione, come è esplosa. Dopo, con calma, dopo ritorno da loro. Sì, vabbè, no, volevo arrivare ai 3D, è una cosa pazzesca. Troppo lungo. Va bene, niente, non mi fanno vedere i tuoi 3D. Con calma. Vabbè, c'è tempo, insomma, poi. Insomma, il nostro progetto il tuo progetto si è intersecato con il mio. Da musicista, insomma, mi sono trovata a collaborare con lui, fornendogli, diciamo, delle colonne sonore composte al pianoforte, però anche se mi conoscete come chitarrista con il duo acustico che ho insieme a Tiziana Savarese, Le Due, questa volta mi sono intersecata. Quelle due? Le Due è diventato. Ah, è cambiato? Un annetto, in realtà. Vabbè, comunque è giusto una piccola, diciamo, abbreviazione. Abbiamo snellito così, e quindi niente, dicevo, da chitarrista, questa volta invece da pianista, con le mie composizioni appunto da pianista ho accompagnato alcuni suoi lavori fotografici, sempre in 360, e poi insomma sono aperta a nuove collaborazioni per quanto riguarda invece i disegni 360, che vedremo. Tranno molto. No, ci torniamo, non vi preoccupate, perché io ve li devo far vedere. Cioè, io mi trovo su un divano pieno d'arte, ragazzi, pieno d'arte, quindi va bene, adesso passo da un estremo all'altro, e quindi Carlo Fumo, benvenuto sul divanone bianco. Grazie. Allora, con Carlo noi ci siamo visti di recente, naturalmente allo Skylab, quindi mandiamo un bacio enorme, gigantesco allo Skylab e a tutta la tua famiglia, perché sono strepitosi e mi accolgono sempre in un modo incredibile, quindi complimenti, complimenti. Ti aspettano, ci sta portando fortuna Stress di Notte. Ah, vedi? Ma infatti molti. Questa sera è sabato, quindi sarà già pieno. Quindi. Infatti io ero preoccupata che non ce l'avrei, dico, no, poverino, magari deve essere. No, fortunatamente lo Skylab, insomma, va veramente già dritto, ha preso la sua strada, è già super organizzato, quindi fortunatamente, perché il nostro Carlo effettivamente ha ben tante cose a cui pensare, per cui mi sembra giusto. Stiamo per l'appunto organizzando, già siamo pronti, no? Cioè, pronti no, però siamo in preparazione, perché ci ha portato il premio, che carino. Cioè, nel senso che ce lo regali. Lasciare proprio? Non posso, perché l'Italian Meme Award, devi sapere che è numerato, certificato e viene consegnato sempre con una motivazione ben precisa. Oltretutto noi facciamo una cosa che fa solo, non mi voglio paragonare all'Academy, però noi lasciamo un contratto agli attori ogni volta che consegniamo il premio, perché ci teniamo molto. Sta piacendo molto, rappresenta poi alla fine l'Italia, il Vitruviano di Leonardo da Vinci incastonato in una pellicola cinematografica. Bello. E anche all'estero sta piacendo veramente tanto, perché poi Italian Meme Award non è solo Pompei da 10 anni, ma è anche eventi collaterali all'estero, e quest'anno, proprio perché è il 10° anno, te lo posso annunciare qui sul salotto di Stress di Notte, perché è ufficiale da una settimana, Italia Movie Award farà la cerimonia di premiazione a New York al Palais Center for Media a Manhattan, e sarà un evento molto importante in collaborazione con le Nazioni Unite, perché non sono nostri partner, perché loro fanno un festival sociale che si chiama Plural Plus alle Nazioni Unite a New York. E quindi quest'anno Italia Movie Award, il 10 dicembre del 2018, si chiuderà. Possiamo andare tutti allora. A New Possiamo York, tutti invitati. Cioè, sono tutti pronti per venire lì. Insomma, che bello. Poi, ovviamente, wow. Vi aspettiamo a Pompei dal 29 di luglio al 6 agosto col classico festival. Aspettaci con tutte le. Diciamo un po'. Vabbè, vogliamo anche, non so, dire per chi non lo conosce già benissimo, in cosa consiste, che cosa accade in quei giorni, che cosa si vede. Sì, allora il Festival Italian Movie Award, oltre ovviamente alle classiche categorie dei festival, da cortometraggi, lungometraggi e documentari, noi abbiamo un master gratuito per 100 ragazzi. Questo penso possa interessare, che è la cosa alla quale io tengo di più, un po' mi fa sentire vecchio, però vedo ritornare ragazzi da noi, questo lo facciamo da 6, non da 10 anni, e ogni anno tornano sempre molti ragazzi, alcuni sono entrati nel staff del festival, lavorano con noi, li vedo crescere, e sono 100 ragazzi, totalmente gratuito per 8 giorni, loro partecipano anche attivamente al festival, perché diventano giuria degli studenti, oltre ovviamente a utilizzare attrezzature cinematografiche che noi usiamo in partnership con Canon e altre società molto grandi, quindi non solo teoria ma anche pratica, e partecipano
partecipano poi attivamente durante il festival a Pompei. Quindi chi vuole iscriversi basta andare sul sito che è www.italianmovieaward.it e può iscriversi al master, che è totalmente gratuito. Questo lo voglio specificare, perché Italia Movie Award, oltre a essere forse l'unico festival in Italia che non riceve alcun finanziamento pubblico ed è diventato comunque un festival abbastanza grande, cerca di dare anche non solo al pubblico, perché non abbiamo nessun biglietto d'ingresso, sì, ma anche ragazzi che partecipano a livello formativo, certo, un percorso formativo totalmente percorso gratuito. Formativo. E dove ti vediamo invece prima di luglio, quindi proprio dello start ufficiale del festival, sarai un po' in giro? Allora, dopo la vacanza allo Skylab, perché per me è stata, è stata anche un po' stare in famiglia, stare qui, penso io comincerò dal 23 di febbraio, sono in Iran. Prima volta che vado da quelle parti. Come mai? Perché? Con la Nazionale Italiana Artisti, dove quel piccolo hobby è giocare a calcio da un po' di anni, e quindi gioco con loro da 10 anni e adesso gli sto curando anche la parte artistica. Saremo a Kish Island, che è quest'isola free zone a 100 km di mare da Dubai. Saremo lì a fare questo torneo di 8 giorni e sempre con loro poi dal 25 maggio al 5 giugno, che siamo proprio sotto mondiali, saremo a Mosca per il quarto anno consecutivo per fare un altro evento molto simile, che si chiama Art Football, dove poi abbiamo anche conosciuto e collaborato col vicepresidente russo, una cosa anche molto importante che si fa lì insieme alla Nazionale Artisti. E col festival invece poi dall'estate in poi sarò totalmente preso dall'organizzazione, dalla gestione, diciamo così. Vabbè, ormai dopo 10 anni siamo rodati, diciamo. Assolutamente così. Sì, però, direi proprio di sì. Ma che guarda, tu non ci sei mai venuta, io, perché stavo ancora aspettando l'invito. Va bene, la invito qua pubblicamente. Non mi è ancora arrivato l'invito, ragazzi. Allora, benvenuta Vivien Cammarota, benvenuta, ben ritrovata. Grazie. Sul divanone bianco, era da un annetto che non ci vedevamo. Grazie mille. E siccome io parlavo, dicevo, naturalmente un divano pieno d'arte, e allora ti vediamo in questo periodo a teatro, come sempre tra l'altro, perché tu fai tantissimo teatro, ma c'è un progetto in particolare in questo momento di cui ti preme insomma parlare, qualcosa che, sì, a cui ti stai, sì, dedicando? Sì, sto collaborando con una scuola che si chiama LAV, Officina Teatrale, diretta da Licia Amarante e Antonella Valitutti, che stanno organizzando una rassegna di teatro contemporaneo molto interessante che si chiama Out of Bounds, drammaturgie fuori dal confine, e andrà, che inizierà il 15 febbraio e terminerà il 15 marzo, e il 15 marzo si concluderà la rassegna proprio con un mio spettacolo di teatro danza che si intitola Eutalia, fiore che sboccia, interpretato dai ragazzi della scuola, i giovani attori, la voce di Antonella Valitutti, la mia regia più una mia interpretazione. E Eutalia è uno spettacolo appunto di teatro danza che vuole riflettere che riflette un messaggio politico e poetico contro la violenza sulle donne, ma il tema principale non è la violenza ma la resilienza, ovvero la capacità di far fronte, certo, a un evento negativo e quindi di trasformarlo, una sorta di incoraggiamento. È appunto Eutalia come rinascita, come simbolo di rinascita, come fiore che sboccia. Bellissimo, veramente. Grazie. Una stupenda iniziativa, anche perché insomma il teatro ci appassiona un po' tutti. Ciao Luchino! Una cosa che interessa per tanti aspetti, anche per una questione di motivazione, autostima. Mi hanno sempre parlato di questa cosa, mi è sempre affascinato questo mondo. È vero, è verissimo. Difatti io qualche tempo fa ho incontrato un'amica, insomma, alla quale ho consigliato di fare teatro. E, Gianluca, siamo qui per l'appunto, parliamo d'arte. Ragazzi, l'arte è anche nelle mani, e quindi il nostro Gianluca è anche qui in queste vesti. Sicuramente è quella che comunque ci divertiamo. L'arte pratica. Ok, sì, dai ragazzi, perché del resto anche questo è un talento. Io voglio sempre ricordare il brutto anatroccolo, che questa volta sarà in tour come me, e ci vediamo a Sanremo. No, saremo insieme a Sanremo, quindi sarà la seconda anno che comunque parteciperemo a Sanremo a curare comunque il look di alcuni personaggi. Proprio in questi giorni ci hanno fatto sapere le date, i giorni dove saremo a preparare le ragazze. In effetti ci sono giornate dove staremo a Radio Italia, La Vita in Diretta e poi al teatro. Quindi perfetto, ci sono 3-4 giorni da fare. Belli intensi. Abbastanza intensi. Eh sì, lo sappiamo bene quanto sono intensi. Bella cosa. L'anno scorso è stata una bellissima esperienza, è stata la mia prima esperienza, bellissima.
ed è stata veramente un piacere ricevere una notizia per andare anche quest'anno di nuovo, di conferma. Perfetto, quindi noi ci vediamo a Sanremo, ma intanto vorrei ricordare più che a Salerno siamo qui con il Bruttano Troccolo. Certo, come aspettiamo te, come aspettiamo tantissimi altri. Vabbè, ma a me non mi devi aspettare, io sto lì sempre. Tu stai sempre lì, tutte le settimane, tutti i giorni, anche perché comunque ti vieni a rilassare, a parte la parte estetica. Senti, ma devi sapere che una volta un'amica mia mi ha detto, ma tu ci lavori al Bruttano Troccolo, perché sei sempre lì, io tutte le foto che vedo c'è scritto Bruttano Troccolo. Una sorta di collaborazione, piacevole poi. Dico no, è che proprio li amo troppo. Ok, allora, prima di concludere questo stacchetto, io, guarda, pochissimo, ci abbiamo pochissimo perché devo passare al prossimo lancio, però voglio che mi fai vedere immediatamente i tuoi disegni in 3D. Ragazzi, queste sono cose fatte rigorosamente a mano, non hanno nulla di computerizzato. Ok, allora, come dicevo, nel percorso formativo sono passato dai disegni di più semplicità, più semplice da, diciamo, quando sono iniziato nel 2011, passando dopo per questi ed arrivando finalmente a queste che... anche loro. A questo che ho chiamato le dimensioni luforiane, che sono disegni a 360 gradi, ovvero è una sfera disegnata sul piano, quindi sono sei punti di fuga almeno in contemporanea disegnati tutti insieme. Questi si possono navigare direttamente sul sito www.luforia.com, si entra nella sezione 360 e di là si riesce a navigare il disegno con lo stesso telefonino. Io l'ho fatto prima, mi sono divertita tantissimo, perché praticamente come funziona? Tu prendi il telefonino, lo metti su quella, quelli sono degli occhiali in 3D in effetti. Sì, si chiamano visori di realtà virtuale o VR, che infatti nella mostra che stiamo facendo adesso all'Eco Bistro ci sono anche gli occhiali fatti apposta per il pubblico, così il pubblico può anche navigare con lo stesso telefonino. Ovviamente ci sono delle caratteristiche che il telefonino deve avere, però la cosa particolare è che questi disegni passano ad avere praticamente una dimensione di uno schermo di 80 pollici, per darci un'idea. Chi è curioso e li vuol vedere o ti vuol contattare, insomma... Vuole insomma appassionarsi anche lui a questa cosa, ne vuole sapere di più, come, dove ti trova, come li vede, dove li cerca? Sempre sul sito luforia.com oppure su Facebook, sempre Luforia, su Instagram art-luforia e niente, lì mi trovate, oppure Luca Fabiano Olivero su Facebook, però principalmente questi qua sono caricati sul sito. Che là si riescono a navigare anche dal telefonino con un semplice dito, diciamo. Si possono navigare. Insomma, lo direste voi che lui è argentino, parla talmente bene italiano, non mi fa parlare una parola di spagnolo, mannaccia. Siamo sempre sul divanone bianco, è arrivato il momento di parlare di reality, perché del resto siamo in tema, è ripresa l'Isola dei Famosi. Segui l'Isola dei Famosi? L'hai vista l'Isola dei Famosi? Neppure quando eri in Argentina, niente, non l'hai vista l'Isola dei Famosi? È un bel reality, è figo. Dal 2006 non ho neanche la TV. No, hai soltanto carta e penna tu, cioè lui ha soltanto, solo, sì, c'ha solo il VR, il foglio per disegnare, i colori, questo, stop. Il vostro programma l'ho conosciuto tramite YouTube, quindi immaginate. Però vedi, insomma, questo perché funzioniamo su tutti i fronti. Comunque è iniziata l'Isola dei Famosi, un reality show che più naturalmente conoscono piuttosto bene, e quindi io vorrei parlare un po' con voi di reality. Partecipereste voi ad un reality? Quale? No, però da regista posso dire che è interessante magari il reality in 3D, sai? Con i visori. Fare un reality in VR non sarebbe male. Forse quello diventerà il nostro reality di tutti, della vita in futuro, del lavoro. VR? Eh sì. Ah, ok. Vabbè, ma intanto però teniamoci. Bastava vedere la faccia di Manuela quando ha messo i visori. Giusto, io ragazzi, scusate, dopo mi fate vedere il mio video, perché mi hanno fatto un video intanto che io stavo col VR e non capivo niente, andavo lì che camminavo da sola come una matta. Sai che sono nati molti youtubers famosi adesso che mettono i visori tipo ai vecchietti, per vedere le reazioni che fanno. Che carino però, dai, è carinissimo. Ragazzi, veramente, ma c'era il buco lì, lo vedevo il buco, quella mi salutava, poi c'era l'occhio. Veloce, quell'occhio che ti dissi di avere ancora in mente. Era questo, no, qual era? Era in verità questa linea qua. Perché siccome questo disegno è una sfera disegnata, si deve chiudere così e poi questo si deve richiudere così. E quindi questa linea diventa un occhio. E se ti ricordi, questo era il mezzo naso.
e la bocca che ti dicevo. Perciò questa è la cosa particolare, che questo e sta... poi c'era la signorina che mi salutava, poi mi rigirava e ce n'era un'altra e questi erano i passi che vedevo, che figo. Seguivi che dicevi... Cioè ragazzi, pazzesco, quindi in realtà era questo l'occhio. No vabbè, il futuro, è proprio il futuro. Però la cosa bella è che lui lo fa ancora così a matita, che bello. Comunque, a quale reality vorresti partecipare? All'Isola ci andresti? No, non la guardo nemmeno, guarda, non la guardo, sai perché? Non è tanto per fare filosofia, non guardo la TV, più che altro perché guardarli adesso in inverno che sono tutti al mare, dai, cioè, è proprio una tortura, guarda. Questa cosa. Però dai, insomma, non ci andresti sull'isola? No, quando faranno magari un reality di cinema, magari forse può essere interessante. E io dico, ma non lo so, magari sai, questo effetto survivor sarebbe anche carino, però poi ti fanno morire di fame. Ma sono molto wild, non sembra, però sì, quello sì, però nella vita forse è meglio, no? Mm. Avere le telecamere dietro, è più bello andare all'avventura da soli, no? Senza occhi indiscreti. Ah, ok, allora un po' come Pechino Express. Quella è la vera avventura. Pechino Express, sì. Quello lì anche più o meno. Anche lì però ci sono sempre le telecamere. Ah, quindi tu dici senza telecamere? No, secondo me wild e telecamere non ci sta tanto, forse. Non vuoi la telecamera. Sono quelle cose che devi vivere da sola. Allora da... ti lasceremo su un'isola deserta da solo. Lì, esatto. E poi insomma torneremo dopo del tempo e ci racconterai che cosa ti è troverai successo. Troverai l'isola cambiata, te lo dico. L'isola perché? Cambiata diventerà un set cinematografico. Secondo me l'isola. Ok, Vivienne. Ok, io non vorrei sembrare antipatica o snob, ma io proprio non li vedo i reality. La cosa divertente è che quasi tutta Italia li vede, però poi quando vengo sul mio divano non li vede mai nessuno. No, vabbè. Tutti quelli sul mio divano li vedono. Tu la vedi l'isola dei famosi? Di la verità. Ma io ti devo dire. Tua moglie la vede? Patrizia, sì. Ah, io poco. Non lo amo quest'anno. Comunque, dove andresti? A quale reality partecipereste? Dai, ti propongono di partecipare ad un reality, quale sceglieresti? Un reality artistico al limite, con dei maestri magari appunto per imparare qualcosa, okay. O anche come studio antropologico per fare nuove amicizie. Un po' come potrebbe essere Amici questi qui, no? Questi erano abbastanza artistici. Mi piace Amici, come reality è molto bello, anche perché comunque ci sono degli insegnanti. E quindi è una buona scuola anche per chi comunque deve affrontare. Non dirlo a Baglioni però, Non dirlo a Baglioni perché... Ah, sicuramente. Quindi è una secondo me è un bel reality. Quello è uno dei migliori che comunque ci stanno in questo. Ma un reality dove invece ci sta che fa lifestylist piuttosto che il macchiaggio? Ci sono stati in passato che hanno fatto qualche cosa del genere, sì. Mi piacerebbe anche fare un'esperienza così, perché comunque c'è anche America's Next Top Model, sono tanto carine. Sì, in passato l'hanno fatto, ma parecchi programmi ormai comunque si stanno indirizzando sulle professioni, stanno andando sì. I programmi sulle professioni vanno molto, se vanno tantissimo tra i colleghi parrucchieri, anche cuochi adesso. Adesso ne faranno anche uno per te di reality, vedrai. Anzi, perché non lo fai tu? Fallo tu i reality, sei tu l'artista, tu devi fare il reality. Bello, mettere insieme tanti artisti. Ah, li ho tutti qui sul divano, benissimo. Quindi possiamo fare il reality. Tu a quale reality vorresti partecipare? Va bene, come ti dicevo, non li conosco. Però se dovessi scegliere uno, oppure meglio detto, vorrei creare uno, appunto, okay. Essendo in coincidenza con tutti voi. Anzi, penso che in questo momento abbiamo tutte le capacità per creare un reality completo. Okay. Però penso che la cosa che il fattore che mi farebbe scegliere per un reality sarebbe quanto sia importante come esperienza personale, quanto mi possa essere utile a me come esperienza personale, okay. Perché se siamo in una isola a grattarci le mani no, vabbè, no, ma poi ti mettono alla prova, insomma, ti danno del da fare, non ti credere, ne esci bello provato. Comunque io direi che se però potessimo se vuoi fare una cosettina che ti può interessare sui reality, te la posso dire. Dimmi. Anche se non li guardo, però guardando il telegiornale ho sentito della notizia di chi è Cipriani, giusto? Lei è quella più in vista, insomma, per quanto riguarda l'isola dei famosi. Paradossalmente, ma lei, posso dire che può essere realmente un rischio. Era così sul serio, esatto, cioè, non esatto. È che finge proprio, lei è proprio così. Però può essere veramente un rischio, sai, perché qualche anno fa ha partecipato Luca Ward, che ha partecipato a un sacco di lavori miei e che lo conosco molto bene. Lui ha avuto realmente dei problemi. Lui ebbe dei problemi seri alla schiena lanciandosi dall'elicottero e facendosi male, se ti ricordi bene. Caspita. Quindi non ricordo.
chiedo l'altezza se era la stessa, perché effettivamente no, questa qui era un'altezza parecchio. Veramente la Cipriani l'hanno fatto abbassare tantissimo. Ma lei, ragazzi, quando poi mi dicevano no, ma lei finge, no, lei è proprio così al naturale, lei è divertente, è proprio così, non ci fai nulla, è così. Quindi insomma, intanto che pensiamo di mettere delle telecamere nascoste a casa di ognuno di voi per poter fare un vero reality, tu mi devi dire a quale vorresti partecipare. Ma sono d'accordo in realtà con tutto quello che avete detto, quindi pure secondo me qualcosa che faccia, possa essere costruttivo, possa essere una bella esperienza, insomma, per mettersi sia alla prova, però anche per imparare qualcosa e quindi crescere. Vabbè, a quale reality vuoi partecipare? Ma qualcosa di artistico, anche Amici, sono d'accordo con Gianluca, in realtà mi piacerebbe molto, perché diciamo metterebbe un po' alla prova tutto quello che ho fatto poi anche nel corso della mia vita, il diploma in danza classica, non lo so, quindi sì, secondo me, oppure magari il canto, no? Cioè, ragazzi, siete tutti artisti, scusate, ma io che faccio io con tutti questi artisti? Cioè, comunque ci sono. Io pure voglio dire che faccio, sono artista anch'io, che cosa vi credete, tanto, ragazzi? Poi alla fine per farlo funzionare l'importante è che ci meniamo, piangiamo, che facciamo qualcosa di tanto anche in quel bene, senso lì poi capita. Chi fa la parte di quello che piange? Chi fa la parte di quello che piange? Tu fai la parte di quello che piange? Sì? Tu fai la parte di quello che piange? Chi fa la parte di quello che si lagna tutto il tempo? Chi è che si lagna? Ma che recita bene, dai. Chi è che si lagna tutto il tempo? Chi? Qualcuno che si lagna? Qualcuno che si lamenta, che si checha? Non mi gusta questo? Sì. Penso di non essere una persona. Ok, chi si lagna di voi, ragazzi? Scusate, ma io in un reality ci devo mettere tutti i tasselli. Non siamo noi, devi trovare altre persone. Vabbè, allora voi fate gli insegnanti. Va bene, non fa niente. Io faccio la Maria De Filippi. E siamo ancora qui sul nostro divanone bianco, così circondati da artisti, è arrivato il momento di parlare di politica, perché anche voi andrete a votare, vero ragazzi? Perché votare è un vostro diritto e dovere da buon cittadino. Vai e votare. No, sono in Iran. Senti, vuoi sapere perché guardo sempre te? Perché io prima sono partita di qua e poi dopo in automatico mi sono girata e adesso tu sei nella mia traiettoria e quindi guardo te. E poi sei l'unico che mi ha portato un premio. Solo che non me lo lascia, se lo riporta. Che premio è? Vabbè. Allora, quando tu mi inviterai, troveremo un motivo per premiarmi. Okay. Facciamo encomio speciale a per Manu, si fa premiare volentieri. Va bene, ok, praticamente mi sto comprando il premio, questa cosa direi che proprio non è molto etica. Quindi insomma, chi votiamo? Chi è, allora facciamo quelle cose tipo chi buttiamo giù dalla torre, chi ci teniamo, chi buttiamo giù dalla torre praticamente. No, io mi butto io. Lui non si spiega, perché poi ci sta anche quella cosa un po' politically correct, no? Sai che uno non si esprime, magari non vuol dire, ma non è vero, bisognerebbe secondo me esprimersi, no? Sì. Dimmi chi preferisci, dai, non mi dire chi non preferisci, non mi dire lo butto giù dalla torre. Tu chi butti giù dalla torre? È un po' difficile. Ragazzi, perché quando non c'è la telecamera tutti quanti mi rispondono qualcosa. Di qualità, a me piace Berlusconi, a me su tutti i punti di vista, però è normale che sinceramente butterei tutti. Tutti. Perché poi al dire, al fare, comunque veramente non fanno quello che poi dicono prima delle elezioni. Vabbè, tanto io quello che butterei via non è italiano, per cui... dai, chi ci teniamo invece? Allora, il sistema... Quello che dico io non è un tuo cliente, perché se era un tuo cliente secondo me stava meglio con quella... Cioè, nel senso, c'ha quel parrucchino che non si può guardare. Non può essere tuo cliente quello che io butterei giù dalla torre. Non sarà mai tuo cliente. Ci possiamo fare il trimmer, quel trattamento che è arrivato adesso. Quindi possiamo fare anche quella... Sì, lo fai? Che è una novità. Infatti questo ne volevo parlare dopo, perché è una novità importante, dove comunque oggi possono fare l'extension senza cheratina. Quella che farai a me la fai, no, lui è brutto e cattivo. Ma va quindi bene, butti quindi... via Berlusconi, scusa.
No, non butto, ho detto non è italiano. Non è italiano. Ma quello non è proprio ormai non terrestre. Non è italiano, quindi... c'ha una roba terribile in testa. Non è proprio terrestre ormai più. Guarda, secondo me il sistema democratico è stato già parlato abbastanza, non sono pochi saggi che dicono quali sono le cose in cui fallisce questo sistema. E avere il diritto e l'obbligo di votare non significa avere la capacità né la conoscenza per scegliere l'opzione più corretta. Quindi, bisognerebbe informarsi di più, tanto per cominciare. Sì, tanto per cominciare, sì. Siccome io mi considero una persona che non ha la sufficiente informazione su questo, io voterei in bianco. Semplicemente così, senza votare a nessuno. Così arriva qualcun altro e mette la crocetta per te, complimenti no, però. No, in bianco in Argentina, non so come funziona qua perché sarà la prima volta che voto, però in Argentina se un voto in bianco... No, in teoria dovrebbe essere nullo, però non sempre ragazzi, ci sono i brogli elettorali, lo sappiamo, ci sono. No, però è molto interessante quello non che dice, tutto, non avere la sufficiente, non avere la preparazione sufficiente, preferisci evitare, è lo stesso discorso no, che... Vabbè, lo però in Italia dire, vale però... lo stesso avendone meglio troppa, mettere, poi quando ne hai troppa una bella riga lunga che va su tutto il foglio, così viene annullata la scheda, ma non lasciare la scheda. Sono d'accordo. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Sì, no, in questo senso devo dissentire con Lucas. Anch'io voterei, sceglierei, non lascerei sicuramente in bianco, però... appunto. Facciamo chi vogliamo? Non lo so, sapete, cioè in realtà avevo inizialmente un filone da seguire, ora sono un po' indecisa in realtà, no, non lo dico perché preferisco tenerlo per me la mia scelta. Perché il voto è segreto? Brava, vedi, lei è una ragazza molto ben informata. Io in questo momento non ho ancora un'idea. Vabbè, quindi tu voti Berlusconi? No, io potrei votare Berlusconi perché... Okay. Perché tu immagina la cosa, comunque io, se si scioglie o no, no, comunque ho un'azienda e quindi di conseguenza tra gli imprenditori è l'unico che riesce a fare qualcosa per le imprese, questo, beh, è normale, bisogna sempre vedere, quindi bisogna sempre comunque vedere se fa la sua azione e la mette in pratica. Quindi intanto che aspettiamo di vedere se poi veramente tutto quel che dicono accadrà, che cosa facciamo? Parliamo ancora chi di votiamo? Politica, no? Sì, no, volevo capire giusto chi votiamo. Tu chi voti? Io butterei dalla torre. Brava, vai. Io a dirlo. Ah, ti butto proprio giù dalla torre, sappilo. Salvini. Scusatemi, ma ci sta. Perché? Ci sono, vabbè, non è una persona che... Non la preferisci? No, e quindi invece chi ti tiene sulla torre? Immigrati, cosa... Oddio, tenere... Non so esprimere un... non so esprimere un giudizio. Quindi fai pure tu così, fai una cosa, metti una bella riga lunga, ok, fai così, va bene. No, perché sennò poi voto a chi non mi piace, capito? Allora io chi è che... Allora io dico, metti una riga lunga, così si annulla la scheda. Che dici, mi scusa? Niente. Basta, abbiamo finito di parlare di politica, allora visto che l'argomento non mi piace, io vi propongo un argomento più interessante, rimanete lì, è arrivato il momento di andare al 51 e poi ci ritroviamo qui per parlare di tradimenti. E siamo sempre qui sul divanone bianco ed è arrivato il momento di parlare di politica. E quindi parlando di politica vorrei sapere quale politico, insomma, proprio non ti piace o come dico io butteresti giù dalla torre, piuttosto che con quale politico andresti volentieri a cena. Cioè nel senso ti immagini, no? Un politico importante che ti fa un invito a cena, una cosa proprio, no? Vabbè, comunque con quale politico andresti a cena, Carlo? Perché parti sempre da questa parte? Dimmelo. No, non te lo dico più. No, è politico, dipende, portare a cena dipende se per la politica o per altro. E vabbè, ci andresti a cena per una conversazione, perché comunque è una persona che tu trovi interessante. No, per mettere insieme tutte e due le cose, sia piacere che politica, ti dico Grasso. Ti dico Grasso perché conosco anche personalmente, ho conosciuto anche quest'anno in visita privata col festival e oltretutto ha fondato anche un partito adesso e ti posso assicurare che mi sta anche interessando molto, e anche perché poi è una persona che nella sua vita ha fatto qualcosa di molto importante da magistrato, poi come presidente del Senato è stato anche uno che è uscito dal suo gruppo politico nel momento in cui tutti seguivano comunque Renzi, no? Quindi sì. Ha avuto anche il coraggio di... È vero che si è legato a una politica un po' vecchia italiana, però non voglio fare politica adesso, alla fine poi vedi si finisce sempre
per fare politica quando si fa una domanda sulla politica, però posso assicurarti che Grasso è una persona veramente con la quale poter passare una serata a cena e conversare su argomenti molto importanti. Invece qual è proprio il politico preparata. Che non ti piace? Politico che non mi piace, tanti, tutti quei politici che sono in politica da una vita, che hanno fatto solo politica nella loro vita e che in realtà hanno concluso veramente poco, perché poi è molto semplice andare a vedere quello che hanno concluso. E anche tra i candidati che ci sono in questa tornata elettorale ci sono tanti che hanno promesso e continuano a promettere, ma bisogna. L'Italia ha un grosso problema: noi abbiamo poca memoria, ma molta poca. Ah, cioè, questo è vero. Quindi bisognerebbe molta guardarsi un po' indietro quando si va a votare, ma basta anche poco. Quindi per rendersi conto che forse alla fine è la solita presa in giro. Vediamo, poi c'è la speranza dei grillini, che so che a Enzo gli interessa particolarmente, però anche lì c'è sempre l'incognita. Qualcuno ti dirà facciamoli provare, non ci sono mai andati, ormai hanno provato tutti, questo è anche vero, però dall'altro lato la politica non è un gioco, quindi va ponderata bene la scelta. Con quale politico andresti a cena? Una serata interessante, cioè, non è che ci deve provare con te, vada bene, non è questo, non stiamo parlando di questo. Pensandoci, mi piacerebbe andare a cena con De Magistris, perché ho abitato un periodo a Napoli e ho visto un po' la città trasformarsi e mi piacerebbe proprio avere un confronto. Un bel carisma. Sì, mi piacerebbe avere un confronto, un dialogo diretto con lui, proprio su Napoli, sull'arte. Sarebbe interessante, insomma. Mi piacerebbe. Qual è invece politico proprio non ti piace? Salvini. Chissà perché. No, l'ha cambiata. Gianluchino. Come ti ho detto prima, andrei a cena con Berlusconi. Come politico lo ammiro tantissimo come uomo, come imprenditore. E ha un carisma che fa paura veramente. Ha un'età dove comunque tanti altri con la sua età non hanno quella giusta affermazione, motivazione. Tutto. Lui è molto molto, a me piace tantissimo. Poi per qua è tenace, ha costruito, io comunque lo sto studiando. Cioè, c'è una testa così. Sai il discorso che tu devi comunque cercare di prendere qualcosa di quello più importante che hanno fatto gli altri. Studiarli, cercare di fare più o meno la stessa strada, poi se ci riesci va bene, è meglio. Però, quale politico invece proprio non mandi giù? A me non piace Renzi, non mi piace Renzi, personalmente non faccio un discorso solo di politica, però proprio come uomo non, c'è stato un periodo comunque lo seguivo, però poi nelle praticità delle cose, comunque nelle sue cose, non ha confermato che non ha quello che cerco io, poi comunque non mi fa piacere come persona. Quindi. Saretta. Allora, in realtà dirti con chi andrei a cena non te lo so dire, ma forse sarà per il fatto che seguo la politica da poco. Alla fine io ho 24 anni, quindi la seguo da 6 anni, da quando ho iniziato a votare, no? Quindi sono 6 anni, quindi non ti so dire in realtà. Sono troppo, già per dire Berlusconi non ti saprei dire perché non memoria ho, storica. Esattamente, sulla mia pelle, proprio come esperienza. Però ti posso dire chi insomma mi ha fatto storcere un po' il naso e quindi ti posso dire sono d'accordo sempre con Gianluca su Renzi, non mi è piaciuto e poi ti dico in realtà anche qualche scivolone del ministro dell'istruzione, insomma, mi ha un po' infastidito, ecco, più che altro perché rappresenti comunque un'istituzione, quindi certo. Insomma dovresti almeno essere credibile, insomma, e quindi questo. E invece tu? Vabbè, mi puoi parlare anche della tua di politica, non lo so, adesso giustamente lui c'ha l'imbarazzo della scelta, che faccio, parlo dei politici argentini o di quelli lì italiani? Domanda numero uno, la cena chi la paga? La devo pagare io o la devo pagare lui? Dai, la faccio pagare a lui, che se lo può permettere, c'ha un buono stipendio. Ok, se la paga lui, io andrei in cena con Renzi, specificamente, non perché mi sia simpatico, ma anche perché lui ha avuto precisamente... noi diciamo in spagnolo in Argentina che è cupio para arriva, cioè che ha fatto, fai la traduzione tu? Para arriva è che va in alto e che la parte precedente che hai detto? Come si dice questo? Bacio? No, che soffia? Sputa. Ah, che sputa! Sputa.
sputato in faccia a se stesso perché ha fatto così. Ah, no, so, in aria, no, bene, perché è un detto la... che io non conosco, scusatemi, in Spagna non lo conosco. Perché praticamente la stessa cosa che lui ha proposto come il suo massimo rigore è quello che l'ha portato, diciamo, fino in fondo. Okay. Quindi mi sembra una cosa interessante capire questa mentalità, perché quando uno fallisce così forte in un sistema grande come è precisamente l'Italia, può darsi basicamente perché uno non è adatto al paese, oppure che perché il paese non è adatto a uno. Non voglio neanche giustificare qualcuno, però in Argentina, in parallelo a questo, alcuni architetti hanno fatto degli interventi che 20 anni dopo o 30 anni dopo hanno avuto successo perché erano stati previsti i risultati con tanto anticipo, però nel momento in cui sono stati fatti questi interventi non erano proprio buoni. Quindi okay, a volte c'è uno sfasaggio temporale fra quello che si fa e quello che si... E poi, prima che mi chiedi la seconda domanda, ti rispondo. Non ho pareri negativi. No, qualcuno in particolare? No, no, anche perché è molto facile giudicare, dire non mi piace tanto tutto quale, però va bene, non, preferisco non dire nome su queste cose. Vorrei ricordare a chi invece si è collegato in questo momento che io sono sul mio divanone bianco con Carlo Fumo. Benvenuto Carlo. Ciao. E vogliamo, con Carlo siamo qui per parlare del suo premio, ricordiamolo così brevemente. Ma ce lo guardi Pompei, perché mi dimenticate il nome? Sì, mi dimentico sempre il nome. Italian sempre Movie Italian World. Movie Award. Tu me lo devi mettere un po' obliquo, così io lo leggo facile, te me lo metti proprio così, io come lo leggo poi no. Ecco, Italian Movie Award, Carlo Fumo. Ecco, adesso è tutto molto più facile. Buonasera, buonasera. Allora, passiamo, ecco sì, le passi il microfono. Vivienne, ok. Vivienne Cammarota. Vivian, ok, bene, tutta la sera ti ho chiamato con un altro nome, che invece si occupa di teatro, il nostro Gianluca Ricci direttamente. No, ragazzi, buonasera a tutti. Sara Antinozzi, ma perché io ho la scaletta che mi cade sempre dalle gambe, ragazzi? Lato musica. Una delle due, la chitarra. La prendiamo. La vuoi prendere? Sì, dai, la prendi. Anche perché tu e Fabian dovete cantare qualcosa, o sbaglio? No, tu non canti. Ah, lui disegna solo, ragazzi. Io sono coraggioso, posso cantare, però... Okay. Cantiamo tutti insieme, dai. Allora facciamo una cosa. Sì, no, a me piaceva quella lì di prima. Quella mi piace. Dai. Allora vai, prendiamo la chitarra e cantiamo Besame Mucho per qualche istante con la nostra Sara Antinozzi, ne approfittiamo, abbiamo qui con noi una delle due e l'altra è Tiziana che non c'è questa sera. Sara invece si sta occupando con Fabienne di un sacco di nuove molteplici iniziative, progetti nuovi che riguardano la chitarra, riguardano la foto, riguardano il disegno, insomma qui abbiamo un divanone pieno di artisti. Ecco, scusate, io accavalo le gambe perché sennò abbiamo facciamo uno show. Testo, quindi se vi avvicinate potete anche un po' leggere. Bene. Besame. Karaoke. Besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Besame. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después. Ho detto tengo, no tengo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Brava Sarella. Good, muy bien, muy bien. Fantastica, fantastica. E allora, adesso che abbiamo goduto di questa canzone, soprattutto della nostra Sara e della sua chitarra, è arrivato il momento. Dove vai con questo telefonino in succio? È arrivato il momento. Lo sapevo che lo faceva, lo sapevo. Vedi che mio figlio è geloso, non si fanno queste cose. Vai via con quel telefono, se no non continuo a presentare. Non continuo, eh. Dobbiamo parlare di gelosia, scusa. Non vuoi smettere? Dobbiamo parlare di tradimenti, ecco, quindi
è arrivato il momento di parlare di tradimenti, fatemi coprire un po'. E quindi, perché tradire? Ma soprattutto voi, per quale di questi motivi che adesso vi elenco tradireste? Insomma, tradire per sentirsi desiderati. Carlo, io comincio sempre da te. Ma si può fare una domanda sul tradimento dopo aver sentito Besame Mucho? Sì, certo. Dico. Ma perché può anche essere una canzone dedicata al suo grande amore, che era un amante, non è detto che sia la fidanzata. Sì, richiama molto la passione come canzone, quindi quello può essere un motivo di tradimento, anche se... Quindi insomma tu, se da un po' adesso di anni io ti elenco una serie di tradimento, cose. C'hai solo da perdere, hai soprattutto tradito, di salute, hai tradito, capito? Tu, nel senso, tu hai tradito o non hai tradito? Tempo fa sì, tempo fa sì. Ti hanno scoperto? Sempre, vabbè, ma come fanno? Ah, ti hanno scoperto pure? Ma sei fessacchiotto? No, cioè, non sono si fa. Siamo, diciamo che siamo. Vabbè, adesso io ti leggo l'elenco, però adesso voglio sapere anche un'altra cosa. Sei stato però tradito? Non lo so. Bravo. Ah, non lo sai, non hai scoperto. No, no, le donne sono più brave in queste cose, ragazze. Voglio dire. Va bene, allora, per quale di questi motivi tradiresti? Tradire per sentirsi desiderati. E me li vuoi dire? Stare, no, sì. Okay. Poi gli altri. Per provare nuove emozioni, tradire per vendicarsi, tradire per colpa del caso e alla fine il tradimento, bisogna confessarlo? Sì, se ci tiene l'altra persona, tradire per... Come tu tradisci e poi lo dici? Ci può stare, poi. No, l'avevo detto, come insomma, quello che ho detto mai, prima, vale dice, anche adesso. Allora ascolto Enzo, non si dice mai. Enzo, ancora devi trovare il coraggio ma di dire. Ma tu pensi veramente che lei lo voglia sapere? Io penso che lei non lo voglia sapere, quindi non glielo direi. Dipende, comunque... sicuramente non tradire per vendicarsi, però. Andiamo per esclusioni. No. Tradire per sentirsi desiderati? Tradire per? Sentirsi desiderati. Ci può stare. Allora, tu non hai capito che dici, è una strategia. Pensando che lei ti desideri ancora di più. La mia è tutta più, una strategia. Senti, gli sto dando delle risposte, guarda, ma in realtà mi comporto totalmente in maniera diversa. Ascoltami. Tu lo fai pensando che lei in questo modo ti desideri di più. Glielo dici e lei ti molla. Quindi, insomma, certo, non fare nessuna delle due cose. Per provare nuove emozioni. Sì, dai, un po' di trasgressione. Col sottofondo di Besame Mucho. Col sottofondo di Besame Mucho. Tradire per vendicarsi? No. Tradire per colpa del caso? Avevo capito il cane, cioè... del caso, dai, nel senso è capitato, non sì, l'ho fatto sì, apposta. Sì, ci può stare. Non l'ho fatto apposta, soprattutto suono bene. E quindi tu invece per quale di questi motivi tradiresti? Sentirti desiderata? No. No. Per provare nuove emozioni? Sì. Quella sì, dai. Per vendicarti? No, vendicarsi no. Perché? Scusa, immagina che lui l'ha fatto. Ecco, sì, lo lascerei. Non credo, perché però... può capitare? Sì. Quello forse. Il caso, sai, così è stato il fan. Nel camerino, sì, intanto che ti cambi per la prossima scena, tra una scena e l'altra, insomma, gli assenti sappiamo cosa stanno facendo. E dopo, poi che fai, lo confessi? No. Dai, pensaci. Po', so. Lo vuoi confessare? Confessa, di la verità, confessa, dillo che l'hai tradito, dillo. Stavo facendo. Dillo. No, di solito non. Che facevi prima dietro le quinte qui del programma del salotto di Stress Note? Dove eri? Con chi eri? No, io scherzo, ma non sono neanche fidanzata, però. Dillo. Vabbè, in passato è capitato. Ah, hai tradito in passato. È capitato. Senti, ma poi dopo l'hai confessato? No, però un po' come lui. Cioè, no. Lo sta confessando adesso, per cui va bene. Allora, Gianluchino. Madonna, aiutami. Patrizia, sappi che io sto facendo il mio lavoro, non c'entro nulla, quindi qualunque cosa io dico non te la prendere con me. Stanno ma solo con lui, le ragazze. Prenditela solo con lui. Sono impegnate le ragazze, stanno lavorando, quindi non Allora, non l'accetto. Non l'accetto. Va bene, non ti preoccupare. In passato hai tradito? No. Poi si vede proprio, c'ha gli occhi che dicono la verità. No, lui c'ha proprio gli occhi onesti. Va bene, comunque, cominciamo. Per sentirti desiderato. È una bella motivazione. Quindi lo faresti? No. Per sentirti desiderato. Però lo farei, cioè, nel senso, Patrizia, amore mio, sappi che... Ah, quindi per il caso sì. Per il caso ci può stare. Per il caso ci può stare. Colpa del caso, non è colpa tua. Però se è un caso e quindi... ho capito, ma se tu... Patrizia, è capitato per caso e lui ne approfitta per farsi desiderare. Quindi...
Lui ama Patrizia, ecco, e Patrizia ama lui. Sì. Meno male. Coppia, quindi poi questa domanda la farò a lei. No, comunque volevo sapere invece se per provare nuove emozioni, per vendicarti, lei ti fa le corna. No, per tu... vendicarmi no. No, no. È l'unica cosa che non farei. Va bene, ok. Quindi poi, scusami, dopo che il caso ha voluto che tu la tradissi, glielo dici? No. Io fossi in te non lo farei. Io fossi in te non lo farei. Sicuramente negherei sempre. Bravo. Bravo, fai bene, fai bene. No, anche perché ho il posto non lo direi a Patrizia. Beh, thanks. No, allora, le motivazioni, va bene, non è che le ripetiamo, a parte forse la vendetta, dai, basta anche molto, molto meno del tradimento per potersi vendicare. Quindi, mi hanno interrotto la diretta, non chiamate Enzo Pellegrino quando siamo in diretta. Molto meno, dicevo, per vendicarsi basta molto meno del tradimento. Le altre potrebbero essere delle buone motivazioni, sì, più o meno sì, però c'è anche da dire una cosa, è facile, no, una volta è capitato, intanto ero piccola, è stato tanto più fa. Eri piccola quando hai tradito? Ed era per caso? Sì. Ma sai, un ragazzino è volubile, gli ormoni, queste cose. Quindi l'emozione è la trasgressione. No, ecco. Vabbè, però ricordare anche... che ha detto nella domanda precedente che era piccola. Quindi, Perché adesso è molto grande. Sì, esatto, capito. Esatto. È no. Da così tanto tempo che ne capisce di politica, figurati di quanto tempo ne capisce di. No, vabbè, però c'è anche da dire una cosa importante. No, prima non capivo. No, cioè, lei è una cosa, importante che ci tengo a dire, è anche molto semplice fare l'amante, però, cioè nel senso che uno è più comodo, poi uno dice, sai, tu conosci superficialmente, sai, sembra uno che non ha difetti, parlo al femminile nei confronti dei ragazzi, insomma, quindi così si può sembrare uno, sai, che al primo acchitto non è esatto, è facile fare l'amante, è quello che non si sente, capito, le tue lagne, le tue preoccupazioni, insomma, che ti vive. Quindi ragazzi, fate gli amanti, ecco, questo era per trasmettere questo messaggio importante, smettetela di fare i fidanzati, limitatevi a fare gli amanti. Per tutto. Quindi scusami, tu voglio sapere adesso, hai tradito? No, in verità ho avuto soltanto una fidanzata tanti anni fa e poi non ho avuto più copie, quindi... Quindi poi sei stato solo amante? Poi sono stato solo amante, sì. L'amante di tanti altri, di altri, sì, poveri cornuti, sì, pure. Sì. Poveri cornuti, bene, vedi, io lo vedo molto... siamo stati tutti cornuti, benissimo ragazzi, io pensavo di avere un divano d'artisti, in realtà ho un divano pieno di cornuti. Sicuramente. Bene. Scusa, volete dare il microfono che ogni volta che parlo possiamo averle anche da te le risposte. Le risposte da me? No, dato io non tradisco. Dato che prima ragazzi. È andata un po' in difficoltà sulla gelosia e sull'inquadratura di Enzo. Sulla gelosia sì, perché mio fidanzato è geloso, l'amore mio. Lasciatemelo stare. Che fidanzato italiano non è geloso? Hai ragione, questa cosa infatti è anche vera. Va bene, quindi alla fine scusate, ti hanno tradito? Sì, sono sicuro. Sì, giusto, cioè, l'abbiamo detto tutti. Non l'ho saputo, infatti, però ancora mi fa un po' male qua e quindi penso. Un po' di prurito, benissimo. Vi prude un po', Fede? Te pure? Te? Ok. Qui nessuno sa nulla. Passare la settimana prossima, dopo che hai finito, trovare un'altra macchina davanti all'appartamento non è una cosa che. Sì, non è una coincidenza. Ho rotto la macchina. Ok. Comunque, ragazzi, se alla fine tutti quanti avete ricevuto e soprattutto tutti quanti avete dato, secondo me è anche vendetta, se no non si spiega. È arrivato il momento di andare un posto a caso, così proprio. Lo Skylab. Il 2 magari. In 2. Il 2, vi aspettiamo il 2 allo Skylab. Ah, ok, diamo l'appuntamento, è importante. C'è sicuramente Emanuele, Stress di notte, Enzo. E il 2 faremo questo Skylab Friday, che sarà un venerdì al mese con un grande evento. E il 2 c'è una cena spettacolo, Friday. Musica live, no. E, con Salvatore Misticone da Made in Sud. Salvatore Misticone, per chi non se lo ricorda, è quello del post-amat di Benvenuti al Sud. E lui canta anche molto bene, quindi ci sarà questa cena spettacolo, bella serata, con un menu speciale dedicato appunto a questa serata. Tra venerdì 2 febbraio, okay. Alle 21. Friday, I'm in love. Cioè praticamente è il mio giorno preferito, il venerdì, dovete sapere. E siamo ancora sul divanone bianco, voi direte, ma... Cioè siamo arrivati al dunque, bene sì, questa parte la facciamo breve ma molto simpatica. Prendi il libro delle risposte, fagli una domanda e vedi lui cosa avrà da dirti a tal proposito. Lo vuoi prendere questo libro delle risposte? Ah, questo è il libro delle risposte. Il libro delle risposte, ti piace il libro delle risposte? E allora Carlo, che cosa vuoi domandare al nostro libro?
Sì, devi fare prima la domanda. No, non aprire prima, aspetta. È una cosa così, cioè, insomma, tu lo devi guardare il libro, lo devi sentire, lo devi accarezzare e poi gli fai la domanda. E poi lo devi tradire. Cioè, ma proprio sì, tu sei un traditore allora. Ah, always, hai capito. Quindi devo farmi una risposta e cercare una domanda. Cioè, farmi una domanda. Vabbè, okay, sia. Cioè, tu a Marzullo gli fai un baffo. Cercarmi una risposta. Allora, tu prova a fare una dare una risposta libera e vedi se lui ha la domanda. Quindi mi devo fare una domanda e cercare una risposta. Sì. Ce l'ho fatta, ci sono arrivato. Bene, meno male. Sono andato da un'altra parte. Ok, cosa mi posso chiedere? Avvicina il microfono. Mi chiedo come andrà questo 2018, dato che siamo a gennaio. Bene, sì. Chiedi, vediamo che ti risponde. Questa è una risposta soltanto per lui o per tutti? Vado. No, per tutti, l'ascoltiamo tutti. Vado. Vai. Curiosa. Che ha detto? Può cambiare. Alla grandissima. No, non so se toccarmi o pensare. Cerca vabbè, di concludere. Scusa, mo devo cercare di concludere qualcosa nel 2018 o devo cercare di concludere il 2018? Devi okay. Concludere. Va bene, okay. Ok, cercherò di concludere il 2018. Va bene, adesso passiamo a Vivienne, o come dir si voglia, e intanto lui fa quello per cui, insomma, ma qui sopra, ecco, tocca qualcosa. La domanda ormai non è che ci credo più tanto, però la faccio sull'amore. Ed è fatti. Vai, prova. No, va bene. Quindi no, ok, l'amore. Vado. Troverai l'amore. Esatto. Vivienne, troverà l'amore. Chiedilo a tuo padre, perché tuo padre, perché i papà sanno sempre tutto, quindi chiedilo a tuo padre e sei sicura che lui lo saprà se troverai l'amore. Bene. Secondo me tuo padre ti dirà no, tu non troverai mai l'amore, torna a casa da papà. Ho forse un riferimento freudiano. Del tipo? No. Del tipo freudiano. Ok. Anche come ha detto lui, io penso al 2018, quindi che cosa mi servirà il 2018? Ok, vai. Prenditene cura. Vedi? È andata meglio che a lui, in effetti. Prenditene cura, prenditi cura del tuo 2018 e ti sorriderà, la sorte ti sorriderà. Allora, io invece Sara. Faccio una domanda sull'amicizia. Ho avuto l'occasione di conoscere, di approfondire l'amicizia con due ragazze all'università e voglio sapere se questa amicizia, insomma, porterà... No, invece, dove... Insomma, confida lei, confida. Io invece, non lo so, sai, non... No, non ci penso tanto. Sono propositiva su loro, però. Quindi vediamo. Che carina. Questa amicizia dove ci porterà. Anche, sai, è un percorso universitario che stiamo concludendo insieme. Thanks. Mi pone fiducia, questa è una cosa bella. Come concluderemo il nostro percorso universitario? Anche io alla tua età avevo più fiducia. Emergere altri problemi. Bene, hai visto? Io l'ho detto che è una questione d'età, ragazzi. È solo una questione d'età. Allora, io vorrei fare una domanda sull'arte di Salerno e praticamente quante volte ci rivedremo qua? Non so perché e non so come li collego, però se la risposta sono generica. Ci rivedremo noi sul divanone? Oh, ok. E sull'arte di Salerno. Cioè, perché insomma in questo momento siamo tutti artisti, questo è un divanone dell'arte di Salerno, quindi okay. Voglio chiedere quante volte più ci rivedremo in questo divanone. Ok, tutti così come stiamo? No, se sei da solo. Ecco, vedi, quindi se sei da solo non ci vediamo, se invece ci siamo ci vediamo. È il progetto, è il progetto dell'Euforia, è proprio nato come un progetto insieme. Quindi, collaborazione. Quindi se sei da solo, se no, ok, a posto, va bene, molto sintetico. I sottotitoli. Ha detto no, se sei da solo lì, ha detto ma ci rivediamo di nuovo qui il divano dell'arte, l'arte di Salerno. E quindi lui gli ha detto il libro no, se sei da solo. Cioè, diciamo che è stato, insomma, è stato proprio giusto. Vabbè. Comunque la mia domanda è: il mio 2018 finirà così come è cominciato? Fatti miei. Amanti. Non ti importa realmente, sono d'accordo, perché io penso sempre all'oggi e mai al domani. Quindi tutto bene. Il cambiamento climatico. No,
cambiamento del tuo look. Al cambiamento del mio look. Allora aspetta, scusate, prima di passare ai saluti, mi ridai il libro? Voglio parlare con il libro, voglio chiedergli una, voglio fargli una domanda sul mio look. Ecco. Quindi che cosa gli domandiamo? Se veramente cambierò look, come andrà? Come andrà il nuovo look firmato Brutto Anatroccolo? Avere troppe alternative è un ostacolo, come averne poche. E quindi? Boh. E quindi si è capito niente, ragazzi, si è capito niente, vabbè. Come sei, semplice. Cioè, avere troppe alternative, quindi né troppe né poche alternative, ragazzi, ne vanno bene. E non venire mai sola. Io vorrei salutare e non venire mai soli, soprattutto. Poi vorrei ricordare naturalmente l'Italia Movie Award. Te lo lascio così. Me lo sono ricordato! L'ho ricordato anche senza leggerlo, ce l'ho fatta. Allora, ragazzi, io vorrei salutare tutti i miei amici sul divanone bianco che mi hanno divertito, mi hanno fatto compagnia, ci hanno fatto compagnia. Anche a voi che soffrite di insonnia, grazie mille Fabien per essere stato con noi. Grazie a voi per l'opportunità, per avermi invitato, per aver avuto il piacere di ascoltarvi. E come ti contattiamo, dove ti troviamo per chi vuole sapere di più? Il progetto si chiama L'Euforia, mi trovate sul sito l'euforia.com oppure su Facebook L'Euforia, su Instagram art-l'euforia oppure stasera e fino al 3 febbraio all'Eco Bistro a Salerno, via Cristoforo Colombo 23, quindi se volete venire anche a prendere un drink adesso lo facciamo tutti insieme. Benissimo. Sara, mi insegni a suonare? Io ti insegno a suonare, Tiziana ti insegno a suonare. Tiziana, ok. Maestra, più brava, esatto, più teacher di me sicuramente. Allora, con le due ci trovate, quindi con il nostro progetto di duo acustico, l'8 febbraio, è un giovedì a Via Roma, al Santa Lucia, al Bar Santa Lucia. Poi ci vediamo non me li ricorderò mai tutti, lunedì 12 febbraio al Modo Ristorante, una serata un po' pre-carnevale, quindi mascheratevi, insomma, ci divertiamo insieme. Poi ci vediamo sempre sulla pagina con i nostri video aggiornati, quindi le due, tutta una parola, oppure infine sul mio canale YouTube, basta digitare Sara Antinozzi e quindi trovate subito il link del canale, con tanti progetti non solo di chitarra ma anche di piano. Vi aspetto. Allora, Brutto Anatroccolo vi aspetta naturalmente tutti i giorni in via Tanagro numero 5. Ricordo tutto ormai. Perché sicuramente ci incontriamo invece a Sanremo, perché io e Gianluchino siamo pronti per partire. Parto il 5. L'occasione anche di farti pettinare anche lì. Che bello, fantastico, anche perché io già ricordo le esperienze, insomma, precedenti che abbiamo avuto insieme, quindi anche un po' fuori porta, non si gioca soltanto in casa, e quindi benissimo. Noi comunque ci vediamo sempre al Brutto Anatroccolo, ci siamo sicuramente, tutti i giorni, sicuramente la settimana dal prossima, martedì al sabato, sì, Giallo, io sono venuta ieri, io mi sono stata una mezza giornata, adesso ritornerò domani, è andato benissimo l'intreccio, ecco, ho incuriosito un po' tutti quanti si chiedevano come magicamente mi fossero cresciuti i capelli all'improvviso e come il giorno dopo già non ci fossero più. Vivian. Sì. Vivi. Io, vabbè, ho una pagina Facebook come artista, Vivian Cammarota, dove pubblico i vari corsi e i vari spettacoli che faccio. E poi per quanto riguarda la rassegna potete seguire la pagina Love, Officina Teatrale, oppure Out of Bones. Carlo, sei pronto? No, sì, perché luglio è alle porte. Il 2018, sì. Se finisce il 2018. Luglio alle porte, Italia Movie Award, Pompei, 10ª edizione, poi New York. Vi aspettiamo tutti, ovviamente, tutti invitati a dicembre. Tutti e soprattutto invitati. Noi ci vediamo il 2 febbraio allo Skylab con Salvatore Misticone, c'è un spettacolo. E ricordiamo dove siamo, lo Skylab dov'è? Lo Skylab siamo all'uscita con Tursi Terme, Salerno Reggio Calabria e successiva uscita con Liano, 100 metri siete arrivati. Allora, molto, scusami, molto semplice. Vorrei chiudere facendo questa, cioè mi devi far vedere come devo fare, come si mette prima di tutto? Allora, questa è una acustica, quindi diciamo che puoi decidere di più. Ok, allora tieni il microfono, per piacere, qualcuno mi tenga me. Quindi io sto così. Ok. La metto così, dove metto, esatto, il dito? Esatto. Dovresti accorciare un po' le unghie perché mi sa che non perché c'è un motivo se purtroppo. No, però quelle, la cosa bella è che quelle della mano destra possono restare lunghissime, cioè capito, ci deve essere sto divario. Okay, esatto. Allora, quindi allora potresti cominciare con un La maggiore, quindi devi mettere qui così. Ok, metto
Qua, più sopra? Più ok, sopra, ok, un po' più in qua. Ecco, se non sto da questa parte non ti so manco di... Ecco, okay. Sì, così. Allora, tu mettile là, dai, io le metto okay, qua, vai, facciamo prima. Vai. Allora, adesso io faccio così. Difficilissimo così, ragazzi. Facciamo un re. E un la. Ok? E poi vabbè, si impara un po' il ritmo, un po' gli accordi, un po' la parte solista. Insomma, decidi, devi decidere un po'. Voglio suonare, dai, continua, continua. No, basta. Guarda, io suono, tu canti, canta. Vai, canta. Vai. Ti cantiamo, vai. Uno, due, tre. Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Funziona, eh? E la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Vabbè, un mare nero. Oh mare nero, mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Mare nero, mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Le unghie del gruppo, la troppo al maretto. Buonanotte a tutti da Sessi Rotte, mi sono divertita. Grazie, grazie per la chitarra, riportala. Prima che te la distruggo, salvala. Shout.